Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video e come avrete letto dal titolo, questo video è un video annuncio. Diciamo che ci ho molto pensato, sì, molto pensato se fare questo video o no, perché diciamo molto rispetto per la sua ex ragazza, però ieri mentre cucinavo l'arrosto mi sono bruciato il braccio. Aspetta che vi faccio vedere, non so se si vede. Lo vedete? Tipo questo rossore qua. Qua lo vedete? Qua. E quindi mi sono detto che la vita è troppo corta per stare a pensare, oddio, guardate le borse, scusate, diciamo per farsi i pensieri, cose così, no? Perché non so se l'ho detto, ma io ho molto rispetto per la sua ex. Scusate pure i capelli che ho una ricrescita enorme, però domani me li vado a fare perché praticamente da quando sono biondo mi scambiano per donna, quindi non pago più la discoteca. Visto che si avvicina Capodanno, io ho detto, cioè, se io riesco a entrare gratis a Capodanno e risparmiare un botto, due piccioni con una fava, cioè, i soldi che io risparmio per Capodanno li spendo per fare la deco. E quindi ho detto top. Allora, in questo video, oddio, scusate il rossore, però sono appena stato, sono uscito, da, cioè, sono tornato da poco a casa, quindi, cioè, oggi si faceva un freddo porco e quindi c'ho tutti questi rossori. E niente, vi stavo dicendo, scusate pure le borse, ma no, dovrei essere tipo così, questa luce non mi, cioè sta luce non è a mio favore. E come stavo dicendo, come avete letto dal titolo, questo sarà, oddio, come avete letto dal titolo, di bene in peggio, cioè come avete letto dal titolo, questo sarà un video annuncio, non so come chiamarlo, tipo una mia candidatura a uomini e donne, perché io l'ho tentate tutte, nel senso ho mandato l'iscrizione fingendomi donna, perché io non so perché se tu ti vuoi iscrivere sei gay o lesbica devi avere per forza 23 anni, cioè io magari a 23 anni sarò pelato, più grasso di adesso, perché non posso farlo adesso che sono un minimo decente uomini e donne, capito? Questo non lo so. E allora ho fatto le iscrizioni fingendomi. Mi sa che mi sono finto che mi piacevano le donne e non mi hanno chiamato. Mi sa che non mi sono mai finto donna perché poi mandavo una mia foto. Cioè, pure se vi ho detto che mi scambiano per donna molto spesso, no? E là, quindi ho mandato sta iscrizione e non mi hanno cagato. Ho trovato il coraggio per chiamare. Ho chiamato una volta, non mi hanno risposto. Ho iniziato a commentare le foto di Raffaella Mennoia, Raffaella Mannoia, no, Raffaella Mennoia, che sarebbe tipo, non so se si chiamano redattori, però tipo quella che ascolta tutti i tronisti, capito? Quella che ascolta le pene amorose dei tronisti e pure dei corteggiatori. E lei mi mette mi piace i commenti, ma non mi caga mai. Quindi ho detto, vabbè, sai che c'è? Io ho questa possibilità, no? Che poi magari sto video mi farà le solite 50 visualizzazioni, oppure speriamo diventa virale, così magari lo riesco a conoscere. E non so se l'ho detto, però come avete letto al titolo, questa sarebbe la mia candidatura per andare a corteggiare Andrea Cerioli, che è il sogno di tanti, ma il desiderio di pochi. Stavo dicendo che è il sogno di tanti e il desiderio di pochi. Allora, diciamo che io c'ho una cotta per tipo platonica, come Dante ce l'aveva con Beatrice, per lui dal periodo del Grande Fratello, quindi non so di quanto parliamo, però io seguivo un botto Mia, cioè ero proprio invasato con lei, pure mo la continuo a seguire e l'adoro, e la saluto se mai guarderà questo video. E quindi io seguivo pure sì, ci stava già pure l'H24 e ogni volta dicevo, oddio quanto è buono questo, marò, marò, marò. Poi lo stesso anno ha fatto Uomini e Donne, pure là dicevo, marò, marò, quanto è buono, e praticamente non ha scelto ed è uscito con Valentina. Poi c'è stato un po' di anni con Valentina, infatti come ho detto all'inizio io ci ho pensato molto a fare questo video perché c'ho molta stima nei confronti di Valentina, anche perché diciamo, una volta nei DM ci siamo un po' confrontati, cioè, io praticamente, mo vi spiego, dopo che ho fatto Uomini e Donne, io per gioco avevo attivato le notifiche su Instagram sue, e io ovunque stavo, ogni volta che lui pubblicava una foto, io aprivo, sbloccavo il telefono e gli scrivevo sotto la foto gnocco, 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 no? Però tipo, non era invadente, era solo gnocco con i due cuoricini rosa, no? Quelli così, le emoticons. E amen, io quello, cioè, giustamente non mi cagava mai, però io continuavo a scriverlo, no? Perché
Non si sa mai, cioè, nel senso, vuoi non vuoi, se tu, com'era quel detto? Se insisti, persisti, cioè, se insisti, conquisti quella roba là, no? Quindi ho detto, vabbè, prima o poi mi cagherà, no? E nel senso, poi loro si sono lasciati. Io non so perché ho scritto a Valentina, nel senso che mi sa che lei era un po' giù di morale, no? Non so come abbiamo parlato, io gli ho raccontato un po' di mie cose, lei mi ha raccontato un po' di sue cose, e niente, da là abbiamo parlato un po', e ogni tanto, che ne so, io gli scrivevo, lei mi rispondeva, molto carina, no? E quindi per questo ho detto che ci ho pensato molto a fare questo video. Vabbè che lei si è rifidanzata, però mi sembrava brutto nei rispetti suoi, no? Pure se, cioè, pure che magari con questo video io non arrivo a niente, però per una forma di rispetto mi sembrava brutto fa sto video e poi magari lei lo vede e ci rimane male, no? Quindi questo. Quindi, ritornando al tema principale del video, faccio questo video come candidatura. Cioè, nel senso, io non dico che lo vorrei corteggiare perché so, cioè, a meno che non mi crescano le tette e mi casca l'uccello in una notte, non gli potrà mai piacere. Cioè, poi mai dire mai, no? Perché lui c'ha un po' st'aria da. C'è un po' st'aria da lettera, no? Un po' st'aria da tenebra, no? Che tipo vuole fare il bello e dannato. Quindi non si sa mai, no? Mai dire mai. Però capite, io pure se scendo, cioè se questo video mi permette di scendere e di fare una sola esterna, e poi quello giustamente mi dice: guarda, a me mi piace la forma geometrica, tu sei tanto simpatica e dolce, però amen, no? Quindi sarei pure felice, capito? Pure fare un'esterna che magari mangiamo il sushi o facciamo un mukbang, sarebbe be bello. E poi ognuno per le sue strade. Cioè, il mondo è pieno di pesci, amen. E niente, quindi capito, nel senso, io gli sto sempre, mi è sempre piaciuto, però amore platonico, nel senso che tu magari puoi vedere questo in TV. Poi c'è una cosa, non so se è un fetish, però a me mi sono sempre piaciute le persone che avevano il mio stesso nome. Cioè, più persone con il mio stesso nome mi sono piaciute, capito? E quindi, che ne so, ho sempre detto, Dio, che cosa strana, no? E quindi, nel senso, c'è avuto sempre questa cosa verso di lui. Boh, non so cosa ho spiegato in questo video, però, nel senso, secondo me lui. Cioè, io non sto seguendo il trono, però ho visto che, tipo, leggendo online è così che. Cioè, una prima volta ha eliminato tutte le corteggiatrici, mo se ne è tenute solo due. Poi mo ho seguito, stavo seguendo sempre le anticipazioni. Ho visto che di queste due che aveva ne ha fatta fuori un'altra. Quindi in teoria è rimasto con una corteggiatrice. Quindi se ha bisogno di gente, oppure di qualcuno che lo faccia ridere e cose così, io sto qua. E sarebbe perfetto, cioè. Già mi immagino, cioè io farei solo esterne dove mangiamo. Cioè, mangiamo il sushi, il pollo fritto, la pizza, i polletti. Sarebbe top. E niente, questa è stata la mia candidatura. Raffaella, se guardi questo video, aspetto solo te. Solo te, solo te. Come a Natale la neve, come l'amore che viene. È tutta la vita che aspettavo te. Solo te, solo te. Questa è la canzone di Baby K che ha compiuto un anno ieri. Quindi, se non l'avete ascoltata, ascoltatela perché è una delle mie preferite. Cioè, è proprio bellissimo il video, è proprio la base della canzone. E niente, questo era il video. Spero che voi mi abbiate visto e si è sentito sto cane feroce che abbaiava. Saluta lei a Isi. Ciao Isi, mi dà un bacino per la camera. E visto che i cuccioli fanno tenerezza, ho deciso di portarla. Sembra un po' un barbone perché tutta marrone non si vede, però. Bella, mi dà un bacino. È un po' arrabbiata perché non mi piace stare in braccio. Mi dai un bacino? Ciao! Noi si devi fare un po' la tenera, cioè non può essere solo così. Cioè, c'è la vitalità di una zucchina. Lei è pigra come me, cioè se tipo io finché dormo, lei non vuole uscire, dorme sempre con me. Sembra buona, però è tipo il figlio di Satana. E niente, ragazzi, questo è stato un piccolo. Cioè, visto che stavo riguardando il video, visto che lei faceva il casino di Satana, ho detto, vabbè, mo la presento e basta. Saluta, ciao Isi. Si chiama Isi, no, Isi, tipo facile, Isy. Che pure, cioè, io dovrei fare un video solo
sulla storia di come è nato il suo nome, perché è una storia troppo trash. Che però è veramente, guarda che dolce, patata, ciao Isi.